Italiani vicini e lontani, buongiorno. St. Patrick's Day a Londra, la festa di San Patrizio irlandese, poi in tutto il mondo. Oggi si festeggia così qui a Londra, siamo vicino alla zona di Trafalgar Square, siamo ovviamente live in London One Tour. Un abbraccio e una buona domenica a tutti. Siamo ovviamente invasi dal colore verde di St. Patrick. Io mi dirigerò per voi verso Trafalgar Square. Vediamo se riusciamo a commentare questo giorno molto particolare. Sapete che la festa di San Patrizio, appunto St. Patrick's Day, questo santo cristiano che andò a cristianizzare tutta l'Irlanda ed ha preso questo colore verde non solo dai trifogli ma anche dal verde dell'Irlanda. E devo dire che, a parte i due anni, ahimè, di pandemia, oggi si rifesteggia per le strade di Londra. In realtà la festa è il 17 di marzo, ma qui a Londra, essendo domenica, oggi si festeggia. Tutta Londra è vestita a festa, canti, balli e ovviamente la birra, tipicamente, tipica irlandese. Vedete, ci sono, ogni paese fa la sua festa, i suoi balli. Per le strade, vedete, le persone sono vestite di verde. Condividete questo video tra gli amici inglesi e italiani. La festa dura fino alle 6:30 di stasera. È partita stamani da Trafalgar Square e, come vedete, si stanno così dilungando nei balli per festeggiare. Ahimè, c'è poco in realtà da festeggiare con la situazione che c'è, però questa è la situazione che sto documentando qui per voi. Condividete queste immagini, sono le prime immagini di questa festa di St. Patrick's Day. Ha un po' di carnevale, se volete, ma... Allora, andiamo a vedere che cosa succede. State con me, vi porto a far vedere che cosa succede in... Eccola qua, la bandiera a Trafalgar Square. Questi sono i balli tipici del Paraguay, perché in ogni parte del mondo questa festa si è espansa a dismisura, veramente, veramente. Eccola qua, vedete, ed è veramente bello se ci fosse tutto il mondo nella pace. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è davanti a noi. Sentirete un po' di musica alta perché sto passando dietro alla musica. Vedete? Eccolo qua, per voi, London One Radio. Condividete. E questa è l'atmosfera della Bolivia. Eccola qua. Ma poi il corteo, vedete, il corteo continua con la musica. Tutte le persone ovviamente sono vestite da festa. Un momento di allegria. Ricordo che, appunto, St. Patrick portò la croce cristiana in Irlanda all'epoca del V secolo e lui fu proprio quello che unì un po' la croce cristiana a quella celtica e ne fece una unica. Vedete, siamo in zona Trafalgar ed è bello sempre ricordare anche la storia, eh? Questa è la Waterfall Association London,
tutte le associazioni di Londra sono scese in campo oggi per una festa, ripeto che è una festa non solo irlandese, ma ormai diventata, eccolo qua, St. Pancras, eccolo qua vestito da St. Pancras. C'è anche la bambina con il tipico cappellino e il verde ricorda non solo il trifoglio, ma anche, eccola qua la bambina, ma anche il verde meraviglioso dell'Irlanda. Dei Bee Gees si fa festa a Londra, ci sono tante parate in tutta Londra, sono partiti, dicevo, stamani da Hyde Park, però noi siamo venuti a documentare proprio nella zona più importante dove si svolgono tutte le parate, qui a Trafalgar. Ho questa concessione di entrare proprio dall'interno della, come vedete, delle transenne, eccola qua, My Association London, eccola qua, vedete? E ovviamente fiumi, fiumi non solo di parole, ma anche di birra. Eccola qua. Vediamo se riesco, vedete c'è il Big Ben in fondo, siamo nella Whitehall. Vedete tutta la gente, molto, una manifestazione, una festa molto tranquilla. Anche se, ahimè, c'è poco veramente da festeggiare. Ecco, queste sono le persone che sono ai bordi delle transenne. Il bambino più felice che mai. Eccolo qua. Abbiamo lui vestito. Allora, condividete queste prime immagini in diretta qui da Londra, siamo sotto il Big Ben, finirò questa passeggiata sotto il Big Ben. Questa è l'atmosfera, come vedete, che c'è in questo momento a Londra, una Londra che ovviamente pensa anche alla situazione in Ucraina. Già stamattina sono venute tantissime news importanti, seguite London One, l'abbiamo già riportati anche sul nostro magazine italo-europeo da 20 anni sul territorio, quindi eccole qua. Ma la situazione a Londra in questo momento è questa. Ogni anno il 17 si festeggia . Avevamo perso un attimo la connessione, rieccoci in diretta. Purtroppo muovendo la connessione a volte va via. Allora, condividete se volete, se non volete non importa, tanto rimarrà sulla nostra pagina di Facebook. Rimarrò in questa zona, vedete, una giornata piovosa, ma che non ha fermato la parata. È un po' anche una voglia di ritornare per le strade, la voglia di ritornare un po' insieme come lo era prima della pandemia. Vedete, addirittura ci sono i trattori che manifestano. Eccoci qua. Vediamo se riesco ad andare da questa parte per voi. Condividete. Ho perso un attimo la connessione, risiamo. Eccoci qua.
Vedete? Il perché si è espansa in tutto il mondo questa festa è un po' come dire Halloween, perché si è espansa poi in tutto il mondo, forse perché c'è tutta questa allegria, tutta questa positività e ovviamente tanta, tanta birra irlandese. Vi piace? Qualche minuto per di intrattenimento. Vedete, tutti vogliono lasciare un messaggio, qualcosa. Eccolo qua il ballo tipico dell'Irlanda. Eccolo qua. Eccola, questa è la parata ufficiale irlandese. Ci sono anche gli anziani, la moglie. Eccola qua, addirittura con i pullman, vedete? Con i pullman. Eccoci qua, e vai. Ok. Non so se mi sentite da Londra, è tutto. St. Patrick's Day, un saluto, London One Radio, all time.